cose. Come ben saprete, i contadini ricoprivano, prima della crisi del 300, la stragrande maggioranza della popolazione. Dopo, essendoci un aumento del benessere generale, ci si poteva addentrare in altre professioni, ma è un altro discorso che affronteremo più avanti. Quelli liberi coltivavano la terra, dando poi la cosiddetta decima al boss, che poteva essere il signorotto locale oppure addirittura anche il clero. Se le loro condizioni ci sembrano precarie, visto che un raccolto andato male poteva far morire di fame la maggior parte di essi, aspettate di sentire quelle dei servi della gleba. La prima cosa che vi voglio raccontare di questi poveracci è il fatto che non potevano assolutamente lasciare il luogo dove lavoravano. Che ne so, facevi lo stagliere per il Dominus? Bene, lavoravi dall'alba al tramonto e quando era ormai ora di andare a coricarsi, perché andare via quando potevi stare bello al caldo nella stalla con gli animali? Ovvio che non tutti dormivano nelle stalle, ma il senso lo avete capito. Se eri servo della gleba, eri legato per legge alla terra e di conseguenza non eri un uomo libero. Vi andrò ora a fare un piccolo elenco dei diritti, perché sì, così li chiamavano, che spettavano a questa categoria di persone. E alcuni fanno alquanto ridere. Dunque, il tempo che avevano a disposizione veniva diviso ovviamente non in modo equo tra le terre del padrone e i piccolissimi orti, perché non si può neanche dire appezzamenti di terra, utilizzati per il precario sostentamento dei servi. Il contratto di lavoro, se si può chiamare così, era ereditario e intoccabile. Beh, certo, tutti invidiavano i servi della gleba, sì. Certo. Poi avevano il diritto di costituire una famiglia. Beh, sì, prima non ce l'avevano, quindi dai, è un passo avanti. Le punizioni corporali poi in teoria venivano effettuate solo in casi gravi. E se il signore vendeva una terra, allo stesso modo i servi che vi lavoravano erano alienati insieme ad essa. Bene, questi erano chiamati diritti. Non so voi, ma non mi sembra il termine più appropriato. Boh. Ad ogni modo, verso la fine del Medioevo, la servitù della gleba era quasi totalmente scomparsa, grazie all'azione, stranamente, della Chiesa, che aveva costituito una nuova classe di uomini liberi. Poveri, ma sempre liberi. Anche se, bisogna dirlo, l'espressione rimase in uso fino alla Rivoluzione francese. Siamo arrivati alla fine di questo episodio di Medioevo Storia. E fateci sapere se continuate ad apprezzare il nostro podcast con una recensione, ad esempio, su Apple Podcast o un commento. Dove volete. Sentitevi liberi di seguirci sulle nostre pagine social, dove vi terremo sempre aggiornati sulle news relative al nostro progetto. Se tenete al podcast e volete aiutarci a tenere aperto il server, sosteneteci come più desiderate su Buy Me a Coffee o Patreon, link ovviamente in descrizione. Oltre a questo, ricordatevi di premere il tasto segui o iscriviti su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Vi ringraziamo per averci seguiti da Giovanni Ossequi.